Bentrovati su Crystal News, ragazzi. Vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato. Il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Prima di qualunque altra cosa, ragazzi, perdonate l'abbigliamento casual, oggi sono in borghese perché purtroppo sto arrivando veramente al photo finish per fare queste news. È mega tardissimo, tanto che è quasi presto. E perdonatemi, ma sono stati due giorni veramente complicati, ok? Quindi, insomma, se mi sentite un pochettino strano e un pochettino affaticato è perché lo sono, ma ci tenevo a pubblicare questo video delle news comunque, come vi ho promesso, quindi eccoci qua e ci sono un po' di cose di cui parlare, tra cui ovviamente la presentazione del gameplay di Elden Ring. Quindi cominciamo. Ora, gente, in realtà la presentazione del gameplay di Elden Ring suona un po' come se l'avessero mostrato per la prima volta, giusto? No, non è certo la prima volta che lo mostrano, l'abbiamo già visto, ma il video in questione è stato molto più completo ed è all'interno di un evento per la stampa che c'è stato, quindi esclusivo, però molte persone l'hanno potuto giocare per un numero abbastanza ampio di ore e si può dire, ragazzi, che a meno di una settimana dal lancio del gioco ormai ci siamo e molte cose di questo titolo si sanno. E com'è questo nuovo trailer che si può vedere? Com'è questo nuovo gameplay mostrato? Beh, sembra essere veramente qualcosa di importante. Elden Ring, il nuovo video gameplay, è il sogno dei fan di Souls-like e GDR Open World. Fatte le dovute presentazioni con i senza luce disgraziati profeta di Elden Ring, Bandai Namco manda in brodo di giuggiole gli appassionati Souls-like con un nuovo video gameplay che mostra l'interregno per quello che promette di essere, ossia un immenso e paradisiaco inferno per fan di GDR a mondo aperto. Nella ricchissima tavola videoludica imbandita From Software con l'overview trailer di Elden Ring, troviamo delle generose porzioni di scene in game già note, alternate a porzioni altrettanto gustose di sequenze di combattimento ed esplorazione. Il nuovo video di Elden Ring che vi mostriamo in calcio a notizie è però solo l'ultimo dei tantissimi contributi multimediali che Bandai Namco e gli autori, al seguito di Hidetaka Miyazaki, stanno sfornando in queste settimane per farci venire la colina in bocca al solo pensiero che, presto, potremo finalmente addentare l'enorme torta contenutistica e l'interregno per saziare la fame di avventure dei senza luce. Nostro piccolo, non possiamo che alimentare la sacra fiamma degli api e degli amanti Souls-like e action ruolistici, riproponendovi c'è uno speciale se lo volete recuperare su Every Eye, Elden Ring dopo 6 ore di esplorazione in attesa della recensione. Ovviamente 25 febbraio su PC, PS4, One, PS5, Xbox Series X e S. Allora, gente, effettivamente io ho visto i contenuti che hanno mostrato ultimamente e devo dirvi la sincera verità. Se già prima, nonostante la mia ormai nota, penso che lo sappiate se mi conoscete almeno anche solo un po', avversione per i Souls e i Souls-like, devo dire che ero piuttosto convinto, sembrava davvero avessero fatto un ottimo lavoro e i pareri di creator, diciamo, di cui mi fido e anche, insomma, guardando il tipo di gameplay, il tipo di contenuti, lo stile e che cosa stavano mirando a fare, devo dire che mi sono detto, guarda, io una chance gliela voglio dare nonostante tutto perché potrebbe essere qualcosa di veramente importante. Beh, devo dirvi che dopo questo ultimo reveal di gameplay e di altre caratteristiche, beh, devo dire che sì, sono ancora più convinto di prima. Sembra davvero che abbiano preparato un prodotto veramente ricco di cose. Credo che vedremo una grande varietà all'interno di questo mondo, una grande varietà di contenuti, inteso come mostri, personaggi, armi, armature, situazioni varie ed eventuali. Dovrebbe trattarsi di un qualcosa che per i fan è, insomma, meglio che potevano chiedere, probabilmente, giusto? Molti lo stanno pensando questo. Per uno come me, diciamo, forse è la volta buona in cui riesco a digerirne uno, d'accordo? Ma non prendetela in senso negativo, ragazzi, sto parlando soltanto per questione di gusto personale. Non ho mai ritenuto i Souls o i Souls-like dei brutti prodotti, assolutamente no. Criticabili da certi punti di vista, come è normale che sia per tutti i giochi, ma buoni prodotti assolutamente, per carità. È solo una questione di gusti il mio. Spero tanto che Elden Ring mi faccia non ricredere, che abbia una formula che mi consente di trovare il modo di digerire un gioco come questo, d'accordo? Vediamo un po' e speriamo che non finisca come Demon Souls Remake, che dopo un'ora l'ho abbandonato. Vabbè, insomma, incrociamo le dita e ci vedremo in live sicuramente al Day One, spero, per giocarlo insieme.
E a proposito di giocare insieme cose, ragazzi, Assassin's Creed Valhalla, non ho fatto mistero del fatto che ritenessi Assassin's Creed Valhalla, che ho giocato per intero, un buon prodotto, ma terribilmente allungato. È una sorta di allungatissimo buon brodo, era proprio questo il titolo della mia recensione, perciò onestamente io non ero molto convinto. E il fatto che stessero continuando a pubblicare degli aggiornamenti ancora, io veramente non riuscivo a capire. Beh, a quanto pare, ragazzi, però pare che io sia in minoranza, diciamo così. Perché? Assassin's Creed Valhalla è un successo enorme, ricavi oltre il miliardo di dollari. Già, che Assassin's Creed sia uno dei franchise più remunerativi della storia di Ubisoft è cosa nota da tempo. Ma a distanza di quasi 15 anni dall'esordio del capostipite, i numeri registrati al brand continuano ad essere incredibili. È già emerso in precedenza che Assassin's Creed Valhalla ha avuto incassi superiori dell'80% rispetto a Odyssey, ma il più recente episodio della serie ha raggiunto anche un imponente record. Si tratta del primo Assassin's Creed in assoluto aver superato ricavi per $1 miliardo. Sono cifre mai raggiunte da nessun predecessore, nemmeno dai capitoli più popolari, che evidenziano come le avventure di Eivor siano attualmente una delle fonti di introiti principali di Ubisoft. Un risultato che comunque non sorprende, non solo per il successo commerciale avuto dal gioco sin dal lancio. La compagnia francese ha infatti continuato a supportare costantemente la produzione non solo tramite aggiornamenti, ma anche con numerose espansioni che hanno arricchito sempre di più la già enorme offerta ludica del gioco base, come se si trattasse a tutti gli effetti di un live service. E per l'anno 2 di Valhalla sono attesi contenuti ancora più imponenti rispetto al passato, come la gigantesca espansione L'Alba del Ragnarok, prevista per il 10 marzo 2022. Beh, ragazzi, questo è uno di quei casi in cui devo proprio palesemente ammettere di essere un pochettino fuori fase con la maggioranza della popolazione videoludica, evidentemente, perché io ho sentito più volte parlare di questo titolo più o meno negli stessi termini in cui ne ho parlato io. Ma pare che invece non sia così per tantissime altre persone che questo titolo non solo l'hanno gradito assai, ma hanno continuato a supportarlo nel tempo. Uno potrebbe dire, d'accordo, guarda che ci sono le microtransazioni nei giochi. Ok, sì, ok, c'erano pure prima però, c'erano pure in Odyssey. Odyssey non ha fatto questi numeri qua, ha fatto molto di meno. E la verità è che su una cosa l'articolo ha assolutamente ragione, su questo posso assolutamente concordare. È vero che Ubisoft ha supportato tantissimo Valhalla e l'ha riempito di contenuti ancora di più. Non roba che stava traendo me, perché uno dei problemi era proprio che non vedevo l'ora di arrivare alla fine, perché secondo me era troppo lungo e ripetitivo da certi punti di vista, ma l'esistenza di tutti questi contenuti a quanto pare ha attirato moltissimi giocatori. E sì, sì, l'altra cosa assolutamente vera è che per quantità di ore che è possibile giocare e per la quantità di contenuti che ormai ci sono nel gioco e sta per arrivare una gigantesca espansione, è praticamente un gioco live service questo qui. Cioè, come uno dei giochi dalla Destiny o alla MMO, insomma, che viene costantemente aggiornato con nuovi mondi, nuove cose, eccetera, eccetera. Perciò, ragazzi, a quanto pare questa formula ha funzionato e sono uno di quelli in minoranza che tutto sommato non l'ha tanto apprezzata. Io spero tanto che Ubisoft, dal canto mio personalmente, spero che Ubisoft riduca un pochettino le dimensioni dei mondi e addensi un po' il contenuto con storie di più alta qualità, più contenuti, insomma, più cose in meno spazio, ecco. Però questo è quello che penso io. A quanto pare chi ha giocato Valhalla senza dubbio non pensa questo. E a proposito di numeri da capogiro, ragazzi, abbiamo detto più volte come Nintendo Switch sia un grandissimo successo e stia continuando a vendere tantissimo, letteralmente come il pane, d'accordo? E io, ma poi io non sono stato certo il primo a dirlo, ho ipotizzato che al termine del suo ciclo vitale Switch probabilmente diventerà la console più venduta della storia. Ho come questa leggerissima impressione, ok? I numeri però, di quanto si tratta? Cioè, i guadagni di Switch. Nintendo Switch ha generato quasi $60 miliardi dal 2017. Già. Dopo aver mancato il bersaglio con Wii U, Nintendo è riuscita a risollevarsi alla grande nel settore videoludico grazie al lancio di Switch avvenuto a marzo del 2017. Da sempre presente sia sul mercato delle console mobile che casalinghe, la grande N ha avuto un'idea vincente con la sua prima piattaforma ibrida.
A testimoniare il successo di Switch ci sono i quasi 60 miliardi di dollari generati dalla console sin dal 2017. Il report ufficiale della Casa di Kyoto ci svela inoltre che il 55% dei guadagni, ovvero 33-16 miliardi di dollari, proviene direttamente dall'hardware, che come probabilmente saprete non viene venduto in perdita da Nintendo. Il restante 45% proviene invece dalla vendita dei software. Il rapporto finanziario di Nintendo fa riferimento ai suoi ultimi 5 anni nel mercato videoludico e quindi sarebbero inclusi nel resoconto anche Wii U e il 3DS. Tuttavia è noto che negli ultimi 3 anni entrambe queste console non sono più centrali nella strategia di Nintendo e hanno visto le loro vendite calare notevolmente nell'ultimo periodo. Sebbene sia in commercio da ormai diversi anni, Nintendo continua a vendere come Switch continua a vendere come il pane, stessa mia metafora. Attualmente a quota 103,54 milioni di pezzi, cifra superiore alla prima Wii, cioè alla Wii originale, e alla prima PlayStation. Proprio. Il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che la console è ancora a metà del suo ciclo vitale. Non c'è molto da dire, ragazzi, sono dei numeri che... Allora, uno potrebbe dire, guardate che è vero, in questi report di Nintendo di guadagni si fa riferimento, come ha detto giustamente l'articolo, anche a Wii U e il 3DS. Wii U lasciamo perdere, ha fatto poco, ma il 3DS mica tanto, ha fatto... Però sono gli ultimi 5 anni. E gli ultimi 5 anni, diciamo che la vita del 3DS, cioè quanta sarà la percentuale da dedicare al 3DS degli ultimi 5 anni? Però attenzione, mica di tutta quanta la vita della console portatile. Io credo che si possa dire che magari dobbiamo togliere qualche cosettina, ma i numeri di Switch sono comunque così monumentali da essere incontrovertibili, ok? È un gigantesco successo, ancora una volta con buona pace di chi come me vorrebbe davvero una console un po' più performante. A quanto pare la stragrande maggioranza delle persone non importa assolutamente niente di questo e si basano più che altro sui giochi perché a quanto pare li vogliono giocare e gli piace tanto la portabilità. Ragazzi, di nuovo, è ognuno i suoi gusti. Io testimonio quella che è la realtà e dalla realtà non bisogna staccarsi mai. Nintendo sta vendendo come il pane perché evidentemente funziona e le persone vogliono giocarci. Non c'è molto altro da dire, giusto? Ognuno tragga le sue conclusioni, fermo restando che ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. Pronti? Age of Empires 4 presto su Xbox? Jet Gordon è sicuro al 90%. Age of Empires 4 ha segnato il grande ritorno di una delle più apprezzate serie strategiche su PC. Come spiegato anche nella nostra recensione, il titolo di Relic Entertainment e World's Edge ha fatto rivivere nel modo migliore i fasti del franchise dopo circa 15 anni d'assenza. Attualmente il titolo prodotto da Microsoft è disponibile esclusivamente su PC, ma non è da escludere che una versione per Xbox Series XS e One possa arrivare prossimamente. A parlare di questa possibilità è il giornalista insider Jess Gordon. Nel corso dell'ultimo episodio del podcast World of Gaming, sempre in questa occasione, l'insider ritiene che il debutto su Xbox e l'ultimo capitolo di Age of Empires sia praticamente una certezza per il 2022. Virgolettato, credo che quest'anno vedremo Age of Empires 4 su Xbox e ne sono sicuro al 90%. Spiega Gordon in un passaggio della diretta. Pur trattandosi dell'ipotesi di un noto giornalista, ovviamente le parole vanno prese con le pinze, non essendoci per ora conferme ufficiali di Microsoft o degli sviluppatori. Ma dato il grande successo, potrebbe essere altamente probabile l'uscita su Xbox. Sono perfettamente d'accordo e vi dico di più, ragazzi, la desidererei proprio. Non perché voglia giocare uno strategico su console, assolutamente no. Strategico per me uguale mouse, tastiera, PC. D'accordo? Per quanto mi riguarda, sono troppo abituato con quello, però, e quella è una di quelle cose in cui il pad non lo userò mai nella vita, ok? Per quanto mi riguarda. Quindi io starei benissimo così. Ma sono molto contento che gli strategici trovino il loro posto anche su console. È una cosa abbastanza recente, cioè degli ultimi anni, su console sono cominciate a uscire un certo numero di strategici, sono molto contento di questo, e anche di gestionali, perché è un'utenza che normalmente questi giochi non li mastica particolarmente, ma non li masticava anche perché semplicemente non c'erano su console, d'accordo? E invece con l'arrivo di un po' di titoli, la cosa un pochettino si sta ovviando. Perciò sarei assolutamente contento che i giocatori che hanno soltanto una Xbox di qualche tipo possano giocare ai Age of Empires 4. E credo che succederà. Io credo che Microsoft deciderà di lanciare Age of Empires anche su console. Sarà una bella sfida, secondo me, il porting proprio lato gameplay di un gioco come questo, però io credo che si possa fare, perché altri ci sono riusciti abbastanza bene, perciò io credo che sia assolutamente possibile.
Poi ragazzi, Palia, il sorprendente MMO tra Animal Crossing e Valheim sarà free to play. Questo progetto, ragazzi, adesso ne parliamo. A qualche mese di distanza dalla sorpresa rappresentata al reveal trailer di Palia, con centinaia di migliaia di visualizzazioni, i ragazzi di Singularity 6 confermano che il loro ambizioso MMORPG tra Animal Crossing e Valheim adotterà la formula dei free to play. Il modello freemium consentirà agli sviluppatori indipendenti di garantire al proprio MMO una vasta platea di giocatori sin dall'apertura dei server, prevista più avanti nel 2022. Nella lettera aperta che Singularity 6 pubblica, Singularity 6, ok, dalle pagine del blog ufficiale di Palia, la software house spiega inoltre di non voler adottare un sistema di monetizzazione aggressivo. Il negozio per le microtransazioni facoltative venderà solo ed esclusivamente degli oggetti cosmetici. Qualsiasi altro pacchetto contenutistico, bottino o boost di punti esperienza potrà essere sbloccato solo attraverso la naturale progressione delle attività in-game. Chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Palia è il gioco di ruolo multiplayer che mutua l'esperienza survival di titoli come Valheim alle attività mondo aperto di life simulator come Animal Crossing, New Horizons e The Sims. L'interazione dichiarata di Singularity 6 è quella di trasformare Palia in un vero e proprio metaverso fantasy che consente agli utenti di sentirsi parte di una community vivace. C'è anche il link, se volete, qui in calcio alla notizia per iscriversi alla fase di pre-alpha che dovrebbe avere inizio quest'estate su PC. Allora ragazzi, io vi dico che questo è uno dei progetti che sto attendendo di più in assoluto, fra tutti, perché a mio parere questa combinazione tra l'elemento MMO e il gameplay alla, cioè le caratteristiche di un gioco come Animal Crossing, è secondo me fantastica. Io adoro questo tipo di cose, e solo che secondo me una cosa manca un po' dell'altra. Combinare insieme queste cose è potenzialmente fighissima, fighissimo davvero, e non vedo l'ora di vedere questo gioco per la prima volta. Purtroppo abbiamo soltanto un cinematic trailer, non sappiamo assolutamente niente del gioco se non le descrizioni che hanno fatto il team di sviluppo, non abbiamo niente in video, ma davvero non vedo l'ora. E il potenziale secondo me è gigantesco di questo gioco qui, potrebbe avere un successo strepitoso, ma devi azzeccare la formula. E azzeccare la formula perché sia veramente genuinamente divertente e faccia venire la voglia alle persone di rimanerci per tante tante ore, come deve essere per ogni MMORPG, comunque sia, non è così facile da ottenere. Perciò tantissimo potenziale, enorme hype di sapere più su questo progetto, ma anche molta preoccupazione, diciamo così, perché azzeccare la formula secondo me non è facile. Ma chi invece la formula l'ha azzeccata, è come? È Final Fantasy XIV, che avrà il primo grande upgrade grafico con la versione 7.0. Final Fantasy XIV sta vivendo il periodo più florido della sua storia e Square Enix intende fare di tutto per mantenere alto l'interesse dei giocatori anche negli anni a venire. Non a caso ha appena ospitato un evento chiamato I prossimi 10 anni di Final Fantasy XIV, a testimonianza dell'impegno a lunghissimo termine di cui si è fatta carico. È la letter from the producer del team di Final Fantasy XIV, che sono Naoki Yoshida più tanti altri. È un appuntamento in live che dura qualcosa come 8 ore, no, 6, 8 ore, qualcosa del genere, veramente un numero di ore devastanti in cui non fanno altro che parlare con la community del gioco, cioè annunciare nuove cose, annunciare questo, quell'altro, dare spazio alle domande, dare spazio alle critiche, dare spazio a qualunque cosa. Una delle cose più belle che abbia mai visto nel mondo videoludico, questa cosa qui, tosta come poche cose al mondo perché è gigantesca, una live enorme, però veramente uno dei team che ha più rapporto con la community in assoluto che abbia mai visto. Ma sono un po' di parte, amo Final Fantasy XIV, mi dispiace ragazzi, anche se è un amore piuttosto recente. Comunque, i giocatori possono aspettarsi il primo grande upgrade grafico in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento 7.0. Madonna, non vedo l'ora ragazzi. In altre parole, con la prossima espansione che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023, a patto che venga mantenuta la cadenza biennale che ha caratterizzato tutte le ultime espansioni. A dichiararlo è stato il produttore Naoki Yoshida in persona, che ha chiaramente parlato di primo aggiornamento grafico, lasciando intendere che in un futuro ancora più lontano ce ne saranno degli altri. L'upgrade comporterà un incremento dei requisiti minimi delle versioni PC, tuttavia il team assicura che verrà ottimizzato a dovere anche su PlayStation 4, console che continuerà a essere supportata almeno fino alla versione 7.0 di Final Fantasy XIV.
Cosa possiamo aspettarci? Innanzitutto, miglioramento della resa visiva dei personaggi mediante un incremento della risoluzione delle texture, rinnovamento degli shader, potenziamento del sistema di illuminazione, soprattutto questo mi viene da dire da quello che ho visto io. L'obiettivo del team è quello di creare volti più realistici rimanendo al contempo fedele al look originale senza ambire al fotorealismo spinto alle produzioni più recenti. Yoshida ha menzionato la resa ai volti del freschissimo Horizon Forbidden West e ha detto: non vi aspettate questo, dobbiamo procedere per la nostra strada, ma sappiamo che dobbiamo fare un upgrade grafico al gioco. Non potrei essere più d'accordo per quanto mi riguarda. Alcuni personaggi non giocanti verranno completamente ricostruiti, come nel caso di Telegia Adeleji, che ricopre un ruolo molto importante in alcune cutscene. Tra le classi del gioco, quella di Lalafell si sta rivelando la più difficile da aggiornare, poiché i tratti dei loro volti non si prestano facilmente a un look più realistico. Le mappe vedranno il piazzamento di ulteriori fonti di luce, un miglioramento degli shader per le texture metalliche, ombre potenziate, un aumento del limite della memoria per far spazio a un numero maggiore di oggetti sulla scena. E poi c'è anche queste ci sono delle immagini che girano proprio da questa live qui, ragazzi. Questo è quello che stanno tenendo per i test che hanno fatto per un mesetto circa, ma non è lontanamente quello che faranno poi, cioè io mi aspetto parecchio di più. E più ci sono tantissime altre cose, ragazzi. Non c'è molto da dire, io sono assolutamente d'accordo che ci vuole un rinnovo grafico. Io personalmente ho scaricato G-Shader proprio per questo, perché è un programma che praticamente usa dei tool esterni per fare degli upgrade forzati un po' al look del gioco, perché davvero secondo me è troppo attempato e può rendere molto di più. Infatti sono riuscito a farlo rendere di più con questi tool qui. E non è soltanto questo, ovviamente anche il gameplay può avere qualche piccolo miglioramento, la UI, tante altre cose. Credo che il gioco abbia bisogno di una spolveratina, diciamo di una aggiornatina tecnica, però il gioco è bellissimo, ragazzi, quindi non posso che consigliarvelo sempre tutte le volte che ne parlo e insomma io sono di parte, d'accordo? Ma vi ricordo che io vengo da 15 anni di WoW e sono rimasto folgorato l'ultimo anno da Final Fantasy XIV e insomma, diciamo che questo dovrebbe essere un certo biglietto da visita, ecco, e non sono certo, sono solo uno dei tanti che ha vissuto questa esperienza qui. Bene gente, direi che è tutto per le news di oggi. Di nuovo, perdonatemi delle news un pochettino sottotono, diciamo così. Cercherò di tornare in salute, Dio mio, diciamo le corna, di tornare in forze per domani e ci diamo appuntamento comunque, come sempre, a domani per le altre news e per tante altre cose. D'accordo ragazzi? Grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale come i link a Instant Gaming o Amazon, se volete prendere qualcosa a me arriva qualche cosettina, o il link a Patreon se volete supportare il mio lavoro e il format delle news, e infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sapete escono ogni santo giorno alle 8 qui su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!